1960. È capitano dell'aeronautica militare e pilota di F-104. Da sempre appassionato pescatore, sia d'acque dolci che di mare, si è recentemente appassionato al carp fishing, di cui cura personalmente la diffusione con articoli sulle maggiori riviste specializzate. La nascita del moderno carp fishing si deve a una brillante intuizione avuta circa 15 anni fa da un gruppo di pescatori britannici, i quali arrivarono a comprendere che per poter catturare delle grosse carpe, che sono l'obiettivo, il traguardo di tutti i pescatori, dovevano far permanere le loro esche sul fondale per un tempo il più lungo possibile. Il continuo attacco di piccoli pesci, da sempre presenti soprattutto nel periodo caldo, stagione d'oro per la pesca della carpa, normalmente tende in effetti a distruggere queste esche, a impedirne quindi il loro perfetto funzionamento. Si arrivò quindi alla conclusione che creando delle esche a base di sfarinati, preparandole in piccole palline, per volerle fatte bollire per circa un minuto, si sarebbe riuscito ad ottenere un'esca che è chiamata Boilies, che oltre ad avere tutte le caratteristiche degli impasti, a livello di sapore e odore, e gradevolezza per quanto riguarda il pesce, dal punto di vista del pesce, aveva una durezza sufficiente ad impedire l'attacco di questi piccoli pesci. Nasceva quindi il problema di porre queste esche sull'amo e renderle catturanti, quindi in pesca. Si risolse abbastanza rapidamente dopo una serie di studi osservando il tipo di alimentazione della carpa. In effetti la carpa, quando si deve alimentare, tende ad aspirare tutto ciò che ha a raggio di bocca. Ci si rese conto quindi che l'amo non doveva per forza permanere all'interno dell'esca, ma doveva essere lasciato libero di effettuare tutta la propria azione ferrante. Con l'uso di un piccolo capello di un bambino si realizzò quello che è oggi chiamato air rig. Si tratta praticamente di una soluzione che garantisce e permette di mantenere l'esca distante dall'amo circa 2 cm, 2 cm e mezzo, lasciando inalterate le capacità dell'amo di effettuare la propria azione, garantendo inoltre un'enorme naturalezza all'esca. Le moderne canne per il carp fishing sono costruite in carbonio e, contrariamente alla loro esile apparenza, sono dotate di una straordinaria potenza ed elasticità. Il mulinello deve possedere una bobina in grado di contenere almeno 150 metri di filo dello 0,35 ed una leva di sbocco della rotazione della bobina. Gli accessori più caratteristici dei pescatori di carpe, secondo le tecniche moderne, è il picchietto portacanne, detto rod pod. Questo accessorio permette di mantenere le canne parallele alla superficie dell'acqua, è posizionabile su tutti i tipi di superficie e garantisce un'estrema sensibilità a tutti i tipi di abboccata. Il rod pod è composto da due sistemi di avviso delle abboccate stesse, un sistema sonoro e un sistema visivo. Questo tipo di avvisatore acustico dispone di tre diversi interruttori. Il primo regola l'accensione e permette di operare sul volume dell'emissione sonora. Il secondo interruttore permette di regolare il tono, mentre il terzo regola la sensibilità dell'intero sistema, permettendo al pescatore di poter operare in diverse condizioni di corrente o di vento. Un altro sistema che fa parte del picchietto portacanne è l'avvisatore visivo, detto Monkey Climber, il quale garantisce al pescatore di individuare immediatamente quale delle due canne stia effettivamente catturando il pesce. Roberto ci mostra il corretto innesco di una Boilies, infilandola su di un apposito ago che con il suo uncino consente di agganciare il cappio dell'air rig e di trasferirvi l'esca. Questa viene poi bloccata da uno stopper di plastica che assicura la sua perfetta tenuta sulla lenza. Con precisione nella zona pasturata, Roberto mette il filo in tensione, appoggia la canna sul sensitron e ne regola l'emissione sonora.
estremamente semplice e sicuramente quello che da più anni ha dato le maggiori soddisfazioni ai pescatori di carpe in tutta Europa. Vi mostrerò ora come monto, come preparo questo semplice terminale. Utilizzerò per far questo un pezzo di dacron della lunghezza di 25-30 cm e del diametro 8 libbre, al quale aggiungerò un amo di taglia 6. Effettuerò a questo punto un semplicissimo nodo, estremamente banale, lasciando una spezzone di filo piuttosto abbondante per poter poi creare le righe. Una volta effettuato questo nodo estremamente semplice, e aver chiuso questo nodo, così come sto facendo, andrò a reinserire lo spezzone di filo in eccedenza nuovamente dentro l'occhiello. A questo punto avrò ottenuto gran parte delle righe. Ciò che manca per terminare questa parte iniziale del terminale è un piccolissimo cappio che servirà in un secondo tempo a bloccare la boil una volta innescata. A questo punto utilizzerò una piccolissima girella che annoderò con il nodo visto precedentemente. Una volta ultimato il nodo, passerò al piombo. Per fattispecie, ho deciso di utilizzare un piombo da circa 50 grammi, al quale ho applicato un piccolissimo accessorio della Drennan, che permette di garantire la massima scorrevolezza del piombo stesso sulla lenza madre. E in questo modo, il nostro terminale ball trick è terminato. L'inconfondibile suono del sensitron ci avvisa che un pesce ha boccato ed il filo scorre veloce dalla bobina. Una decisa ferrata e ha inizio il combattimento. Avere un'idea della profondità del luogo di pesca.
mostra nuovamente l'innesto della Poilis. Risalga di pochi centimetri. Una volta preparate le
delle boile, se è necessario ovviamente dover preparare il punto di pesca. Non è un'operazione particolarmente complicata, sono sufficienti mediamente circa 3 uscite di pasturazione per poter cominciare ad ottenere i primi risultati con questa semplicissima esca. Ecco la Landsat per utilizzare le boili sgalleggianti. È dotata di un tubetto di plastica lungo una quarantina di centimetri che ha la funzione di evitare l'ingarbuglio del terminale durante la fase di lancio. Un cilindretto di piombo a pochi centimetri dall'ago regolerà la distanza dell'esca dal fondo. Roberto ci mostrerà ora un ingegnoso sistema per pasturare nell'esatto punto dove lancerà la lenza. Una serie di boilies vengono infilate su di un filo di materiale solubile nell'acqua denominato PVA. Thank you.
giornata di pesca, consegue nella tranquillità del luogo, corrotta soltanto di tanto in tanto dal salto fuor d'acqua di qualche grosso pesce. Visione azzeccata. Il bip del Sensitron suona la sveglia e una nuova battaglia ha inizio. La carpa viene a galla e la Boilies che l'ha ingannata è ancora lì all'angolo della sua bocca ben infilata sulla lenza. Peccato che non abbia neppure avuto il tempo di gustarsela. Con la solita calma, Roberto la porta nel godino, vincendo ancora una volta la partita. Sopra i 6 kg.